Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi e con il tuo Spirito. Carissimi, buon 25 aprile e buona festa della Liberazione, con un saluto cordiale ed affettuoso a tutti voi che in questo momento via streaming siete collegati con la nostra Basilica di San Giuliano per partecipare a questa celebrazione eucaristica. Oggi, 25 aprile, la Chiesa ci invita a celebrare la Santa Messa in onore dell'Evangelista San Marco. E come italiani dobbiamo essere orgogliosi perché? Perché il Vangelo di Marco è stato scritto a Roma verso il 65-70 d.C. E Marco ha messo per iscritto nel suo Vangelo quanto ha ascoltato dalla predicazione dell'Apostolo Pietro. E dei tre Vangeli sinottici, quello di Marco è il più antico, e i Vangeli di Matteo e di Luca hanno attinto ad alcune fonti del Vangelo di Marco. Sì, Marco è stato dunque compagno degli Apostoli Pietro e Paolo. Facciamo in questa giornata anche gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che parenti, parrocchiani e amici portano questo significativo nome. Poi San Marco è anche il patrono di Venezia. Ecco, in questa Santa Messa ricordiamo quest'anno il 75esimo della festa della Liberazione, facendo memoria di tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale, caduti a causa della libertà, della resistenza, quali lo sono stati i partigiani e tutte quelle persone anonime che hanno combattuto per la conquista della libertà. Significativa la presenza a questa Santa Messa del sindaco di Gozzano, il signor Godio Gianluca, e ci rivolgerà il suo discorso commemorativo a conclusione della celebrazione. Spiace quest'anno non esserci diversi gruppi e associazioni, compresa la nostra banda musicale Martinetti. Abbiamo soltanto i rappresentanti di due gruppi, una persona per l'Ampi, il signor Franco Fava della sezione di Gozzano, l'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e poi un rappresentante del gruppo degli Alpini della sezione di Gozzano, il signor Giampaolo Marasco. Bene, carissimi, sentiamoci tutti uniti in questa Santa Messa, nella comune fede che ci accomuna in Cristo vivo e risorto. Ricordiamo tutti i nostri cari defunti, tutti i combattenti, poi nella preghiera eucaristica, nel memento, nel ricordo particolare, ricorderò i caduti di Gozzano, caduti per la libertà. Bene, come sempre ci introduciamo alla celebrazione riconoscendo umilmente tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe, e lei sono.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamento. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Vi saluto la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Che ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, nella tua fedeltà, nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dèi?
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta la tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Veniamo all'omelia di questa celebrazione, cioè all'inizio della messa. Ecco, mi sto commuovendo ricordando questa giornata e il significato molteplice che assume questa celebrazione che si svolge in tutta Italia, nella nostra cara Italia. Oggi la nostra nazione celebra la festa della liberazione e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La festa di oggi è strettamente legata alla memoria della resistenza. La storia ci ha consegnato questa parola, resistenza, tenti bene, con tutto il suo significato positivo, legato all'impegno e al sacrificio. Ma dobbiamo ammettere, è anche una parola intrisa di sangue che richiede una certa purificazione. Dire resistenza oggi non può essere semplice esaltazione della lotta armata, ma capacità di contrasto alla cultura dell'indifferenza, della morte e dello scarto, sottolineo, come spesse volte ci ricorda Papa Francesco proprio nei giorni scorsi, anche alcuni pensatori, giornalisti commentando questa cultura dello scarto, riferendosi soprattutto agli anziani che sono maggiormente colpiti non solo dal coronavirus ma da questa emarginazione, perché vedete sempre in agguato questa triplice ideologia, no, dove l'uomo vale se produce, se consuma e se è efficiente. Quando una persona non è più efficiente, non consuma e non produce, non sempre, non tutti,
qui entrano gli anziani, no? O gli handicappati, come dice il nostro vescovo Franco Giulio, vengono un tantino emarginati. E quindi dobbiamo veramente superare questa cultura dello scarto. L'uomo vale per quello che è ed è persona fino all'ultimo respiro, la morte naturale. Dire resistenza, attenti bene, significa che non attendo che le circostanze siano favorevoli, ma che mi impegno personalmente, come credente, come vero cristiano, sacrificando me stesso, per edificare una realtà nuova con il coinvolgimento di tutti coloro che, come me, non si rassegnano alle logiche della morte. Dire resistenza è affermare la capacità e la possibilità di andare controcorrente per contribuire con l'impegno personale alla costruzione di un mondo nuovo. Carissimi, lo sguardo sulla storia del nostro paese nel dopoguerra, così come sulla storia mondiale, ci ha messo a disposizione testimonianze di uomini, e non solo di uomini, ma anche di donne sì, che hanno vissuto una resistenza non violenta, sottolineo non violenta, rappresentando per noi modelli interessanti per vivere anche oggi la nostra resistenza. In questa messa del 25 aprile facciamo anche memoria dei caduti della guerra. È giusto e doveroso celebrare questa ricorrenza anzitutto per ricordare e raccontare le storie di partigiani del nostro territorio, e non solo loro, e poi per rendere omaggio agli uomini e anche alle donne e ai tanti sacerdoti che spesso nel nascondimento, nel silenzio, con indicibili violenze, attraversarono quella stagione triste della storia del nostro paese. Vorrei ricordarne alcuni, cominciando dal mio predecessore, Monsignore Enrico Rogate, che in tutto il periodo della guerra, qui sotto, nello Scurolo, celebrava la Santa Messa ed erano presenti molte mamme. E poi lui stesso si era offerto come ostaggio. Ricordo anche il mio indimenticabile professore di teologia quando frequentavo il seminario a Novara, anche lui Enrico, di nome Monsignore Enrico Nobile, nativo di Bogogno ed è sepolto a Bogogno, che fu torturato e minacciato. Poi lui serviva pastoralmente la cittadina di Borgo Sesia. E poi il parroco di Castiglione, in Ossola. Il caro Don Giuseppe Rossi, assassinato per essere andato incontro alla rappresaglia dei fascisti, non abbandonando mai, giorno e notte, la sua gente. Il suo corpo venne trovato col cranio fracassato nei pressi del paese. Non si seppe mai chi lo uccise. Ecco, Don Rossi viene ricordato giustamente come martire della carità e della libertà. Così pure come non ricordare anche il vescovo di Novara, Monsignor Leone Ossola, al quale si deve la salvezza della città di Novara dalla distruzione. Carissimi, ricordiamo e trasmettiamo soprattutto ai giovani chi è morto per la nostra libertà, promuovendo quegli alti ideali di libertà, di giustizia e di pace che ci sono stati consegnati a prezzo di sangue e di sacrificio. Grazie a tutti i nostri partigiani che sono stati presenti sul nostro territorio, dalle alte montagne, dalla via Ossola, dalla Valsesia, dai laghi, Lago Maggiore, il nostro Lago d'Orta, Cusio, Piagozzano, fino alla pianura novadese. Li porteremo sempre tutti nei nostri cuori, con il ricordo e la preghiera. Un ultimo pensiero, non pensiero ma telegrafico, pensierino, va a San Marco Evangelista, del quale ricorre oggi 25 aprile la sua festa liturgica. L'Evangelista Marco ha voluto trasmettere alla Chiesa il Vangelo affinché i discepoli di ogni epoca, frequentando tale scuola, potessero incontrare personalmente Gesù Cristo e rimanergli fedeli. La festa dell'Evangelista sia quindi per ciascuno di noi, dai più piccoli, ai
grandi, agli anziani, anche agli ammalati, occasione per entrare in un rapporto più vivo con Gesù, come fu per altri prima di noi. Vedete, carissimi, tutto nasce da discepoli che hanno un cuore desideroso di conversione, disposti a un cammino che conduca al cuore stesso del Vangelo attraverso, appunto, la conversione. Ciò che viene prima di ogni altra cosa, attenti bene, è porre la propria vita a servizio del Regno, ossia di Gesù. L'Evangelista Marco, col suo Vangelo, afferma con grande forza che l'unico atteggiamento per incontrare realmente Gesù qual è? È quello di entrare nel suo mistero e di rimanerci, di abitarvi, entrare nel mistero di Cristo, lasciandoci avvolgere, coinvolgere dal suo amore, abitarvi e restarvi, e così sia. Continuiamo la nostra celebrazione ora con la preghiera dei fedeli. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Regina della Pace, l'Evangelista San Marco, insieme con tutti i santi della nostra terra. Ripetiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, perché senta l'urgenza di andare ad annunziare ad ogni creatura Gesù, Figlio di Dio, rivelato dal Padre, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i missionari, perché abbiano la stessa concretezza ed efficacia di Marco nel proclamare la buona novella, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, perché senta la grave responsabilità di evangelizzare il proprio ambiente con la parola e con la testimonianza, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per tutti gli uomini di buona volontà, perché sentano pressante l'impegno a vivere i valori di solidarietà, di speranza, di perdono per costruire la pace, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi molto efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Ascolta, Padre, le preghiere che ti rivolgiamo nella festa di San Marco. Esaudiscile secondo la tua volontà e facci testimoni credenti e credibili, soprattutto del Cristo Messia e Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco, e fa che nella tua Chiesa sia sempre vivo e operante l'annunzio missionario del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia, attraverso i secoli, segno visibile della tua santità e in nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E particolarmente in questa Santa Messa vogliamo ricordare i partigiani gozzanesi, sono 7, ora leggo i loro nomi: Giuseppe Fava, Mario Motta, Vittorio Godio, Giovanni Bui, Angelo Grazioli, Aurelio Godi e Carlo Rolando. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, Regina della Pace, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con San Marco Evangelista e tutti i Santi, San Giuliano, nostro patrono, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Alleluia. Preghiamo. Il dono ricevuto alla tua mensa ci santifichi, Signore, e ci confermi nella fedeltà al Vangelo che San Marco ha trasmesso alla tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Recitando l'Ave Maria vogliamo offrire alla mamma di tutti noi, Regina della Pace, questa giornata, chiedendo il suo soccorso finché la pace possa maggiormente regnare nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, là soprattutto nel mondo dove ci sono focolai di guerra e di violenza. E come diceva l'indimenticabile San Giovanni Paolo II, mai più la guerra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della Pace, prega per noi. San Marco, prega per noi. Nostro patrono, San Giuliano, prega per noi. Poi per tutti i partigiani defunti e tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale, l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ecco, prima della benedizione conclusiva, momento di due interventi, primo quello del nostro signor sindaco,
Gianluca e poi anche del signor Franco Fava e per l'Ampi. Carissimi concittadini, Don Enzo, signor Fava in rappresentanza dell'Ampi, a Giampaolo Marasco in rappresentanza degli Alpini, un caro saluto. Così come a Pasqua, anche questo 25 aprile celebrato a porte chiuse evidenzia le difficoltà del tempo che stiamo attraversando e l'emergenza che stiamo vivendo. Questo anno rischia di nascondere il significato più profondo del 25 aprile. Ormai sono passati 75 anni da quell'allora 25 aprile del 45. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno combattuto per la libertà. E a questo proposito abbiamo provveduto come amministrazione comunale alla deposizione delle corone e dei fiori sui monumenti e sui cippi dei caduti, simbolo della resistenza. Questo piccolo gesto serve a ricordare i nostri concittadini ai quali dobbiamo rispetto e ringraziamento. Gli anni passano e quasi tutti i protagonisti sono scomparsi. Una lettura storica degli eventi, meno legata alle divisioni di parte, ci fa capire che il 25 aprile è importante da ricordare, perché non solo segnò la fine di una guerra civile, ma diede vita a principi di libertà, di partecipazione democratica alla vita del Paese. In un Paese appunto democratico e antifascista, ritengo sia doveroso non mettere tutti sullo stesso piano. Il 25 aprile ricorda la fine di una guerra voluta da una dittatura, che fu privazione di libertà. Dunque è doveroso ringraziare coloro che hanno dato la vita per la liberazione, senza però dimenticare i morti che hanno combattuto per un ideale. A proposito di democrazia, voglio aggiungere una breve considerazione. Dal dopoguerra ad oggi abbiamo avuto la possibilità, come diritto, di esprimere le nostre idee, di partecipare alla vita pubblica come elettorato attivo o come elettorato passivo, quindi come elettori o come eletti. Però ricordiamoci che una libertà così ampia deve implicare anche delle scelte molto consapevoli, che facciano ricadere le nostre preferenze su persone capaci e non solo su persone legate a un gruppo politico piuttosto che a un altro. A questo proposito ci auguriamo che la classe politica che sta gestendo questo epocale momento di pandemia lo faccia con cognizione, preparazione e autorevolezza. Come abbiamo già ricordato, ad aprile del 45 finì una guerra voluta da una dittatura, che fu privazione di libertà, ma oggi rischiamo altri tipi di dittatura, quella dell'indifferenza, quella del benefreghismo, del disinteresse verso chi ha bisogno, oppure della mancanza di senso di appartenenza nazionale. Dobbiamo quindi ricordare i nostri doveri, perché la libertà non è automatica, non è un regalo, non è eterna, se non c'è anche impegno e spirito di sacrificio. Non servono forme esteriori, ma prese di coscienza e senso di responsabilità di tutti verso la nostra nazione, che oggi è drammaticamente vulnerabile. Ancora oggi più che mai dobbiamo essere tutti uniti sotto il nostro tricolore, eliminare le cose che ci dividono ed esaltare le cose che ci uniscono. Questo nei fatti è l'omaggio più grande che possiamo fare a chi 75 anni fa ha donato la vita per l'Italia. Buon 25 aprile a tutti. Bene, molto bene, grazie Gianluca. Ora ascoltiamo l'intervento del signor Franco Fava. Un saluto al sindaco, Gianluca Codio, e un saluto al maresciallo dei carabinieri che è impegnato, e un saluto in particolare al parroco Don Enzo Sala, che ci ospita oggi per festeggiare il 75esimo anniversario della liberazione dall'antifascismo. Festa quest'anno un po' anomala, diversa, segnata da una pandemia che sta mettendo dura prova
nostra comunità e la nazione tutta. Oggi, 25 aprile 2020, festa della liberazione d'Italia e l'insieme dei gravissimi fatti che stanno accadendo per colpa del coronavirus, ci impongono una considerazione per un valore molto importante che pensavamo scontato, incrollabile e sicuro, e il valore della libertà. Il non poter muoversi dalle proprie case, il dover stare attenti a quello che si fa, la vicinanza della morte che scandisce con i suoi numeri l'inesorabile passare dei giorni. Tutto questo limita la nostra libertà, questa limitazione della libertà è molto altro, era già stata imposta ai nostri concittadini vissuti nel periodo della Seconda Guerra Mondiale ed è stata una delle cause scatenanti della lotta partigiana. I partigiani conoscevano molto bene questo valore e per questo che hanno combattuto una guerra crudele e fratricida contro coloro che per interessi personali e pieghe ragioni egoistiche l'avevano calpestato. Sì, perché il nazifascismo non fu solo guerra e morte, ma anche oppressione e perdita della dignità umana. Quello che sta accadendo oggi ci deve far riflettere su come la salute, il lavoro, la libertà siano valori importantissimi e che finita questa pandemia dovremo tutti riconquistarli con pieno diritto, perché questi sono i valori della resistenza tramutati nella nostra Costituzione democratica. Nell'articolo 32, diritto alla salute, articolo 3, diritto al lavoro, e l'articolo 13, diritto alla libertà personale. Concludo mandando un saluto e ringraziando a tutti coloro che combattono ogni giorno per la democrazia e la libertà e che quindi credono nell'antifascismo. Ora e sempre resistenza. I nostri caduti Giuseppe Fava, Mario Motta, Vittorio Godo, Giovanni Bui, Angelo Fazioli, Aurelio Godi, Carlo Rolando, i nostri caduti di Gozzano. Ora è sempre resistenza, ampi. Bene, molto bene anche a te, caro Franco. Non ci resta altro che dare e ricevere con fede questa solenne benedizione per l'intercessione di San Marco Evangelista, portando tutto e tutti nel cuore. Che il Signore veramente ci benedica, ci accompagni, ci preservi da ogni male e dal maligno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dell'Evangelista Marco, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Marco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Marco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.